Ehi, chi sta trafficando dietro quel cespuglio? Oh, fermati, è un ordine! Missione in Europa. Pompana, fibroca, tata, pum pum, boom, patangus. Ho detto buongiorno e benvenuti a Lingue Morte 101, nell'antica ed emozionante lingua conosciuta come scolunta. Senti un po', Sam, di che è stata l'idea di seguire questo corso? Oh, andiamo, non posso credere che non lo troviate affascinante. Buoni suoni emessi da un pollo. Se certe lingue sono sparite, c'è un motivo. Skulunta sarebbe andata persa per sempre se qualche anno fa non avessero ritrovato queste tavole. È il caso di dire Kumpa Otep Wangu Wangu. Ah, spero di essere ancora in tempo per iscrivermi a un altro corso. Yewo Walupti Krishaba Hangoya. Wow, grazie per l'atterraggio morbido, Jerry. È un gran miglioramento. Sono le nuove norme di sicurezza della WUP. Oh? Ok, solo due domande. Quello che è in testa è un vasco. E puoi prestarmelo per il weekend? Sì, è un vasco. E no, non te lo presto. Ehi, Jerry, da quando è che ti interessi di moda internazionale? Beh, da quando ho deciso di prendere un periodo di riposo. Più precisamente andrò a lavorare per un po' nella sede della WUP di Parigi. E voi, ragazze, verrete con me. Non ci credo! Coincidenza pazzesca! Parigi è da sempre la nostra città preferita! Senza alcun dubbio! Beh, oltre a Beverly Hills e a Malibu e a quel posto in cui siamo state e di cui non ricordo il nome. Vi siete spiegate? Meglio che vada al campus e comincio a fare i bagagli. Quando partiamo, Jerry? Proprio adesso. Davvero? Non capisco, Jerry, l'ufficio dell'Eurowoop è qui nella Torre Eiffel. A dire il vero si trova sotto la Torre Eiffel. Seguitemi, signori. È fantastico! Gli ho detto, François, se non mi dici subito di che stoffa è fatto quel vestito, ti sottoporrò a un interrogatorio. Mitico! Perché ci hai portato qui soltanto adesso? Concordo con te, questo posto è veramente mitico. Che sbadata! Mia madre mi ha mandato l'albero genealogico per email e non l'ho ancora visto. Grande, perché non lo cestini? Gli alberi genealogici sono una stupidaggine. Vuoi scherzare? Credo di avere dei cugini qui a Parigi e voglio scoprirlo subito. Oh, per stampare il tuo albero ci è voluta la carta prodotta da un intero albero. Li ho trovati! Devo contattarli, così potremo vederci mentre sono qui. Oh, mi chiedo che aspetto abbiano. Oh là là! Divertente, ma io non vedo l'ora di visitare i musei e i luoghi storici della città. Beh, io mi dedicherò allo shopping, ma non solo. Anche ai ragazzi, basta che non parlino quell'assurda lingua di Skulunta. Le attività extralavorative dovranno aspettare, signore. Bene, ci hanno informati che la prima squadra femminile di ginnastica della Romania è misteriosamente sparita. Eravamo quasi arrivate alla porta. Vi servono dei gadget. Costume con molle per salti mortali. Parrucca trappola ad espansione, frusta da polso con presa morbida e rossetto laser. Ho capito. Addio chiese e musei parigini. Oh. Per curiosità, come si esce da qui? Wow! Questa è la missione più chic che abbia mai affrontato! Romania, famosa nel mondo come patria della lattuga. No, stai facendo confusione. La lattuga è romana, non rumena. Come sarebbe? Ne sei proprio sicura? Autopilota attivato. Sì! Ok, sembra che all'esterno della struttura non ci sia nulla di anormale. Non c'è nessun segno di effrazione. Proviamo a controllare all'interno. Secondo Jerry è qui dentro che la squadra si allena 365 giorni all'anno. Da quel che vedo io, gli unici che si sono allenati qui sono gli acari della polvere. Salute, Clover! Ok, o le ginnaste più diligenti al mondo sono andate a spasso, oppure sono state rapite. Ehi, ma
ma che sta succedendo? Non ne ho idea, ma fa molto male. Andiamo via. Che cosa ci fate nella palestra di Nadia Yedia? Ehi, voi siete la squadra di ginnastica, credevo che vi avessero... Beh, ecco, noi siamo solamente tre turiste. Pensavamo che questa palestra fosse un museo. Mi sa che ci siamo un tantino perse, vero ragazze? No, voi non sembrate delle turiste. Nella ginnastica la competizione è feroce. A volte le squadre con meno talento mandano delle spie a rubare i nostri segreti. Noi delle spie? Questa è proprio bella. L'unica cosa che ho mai spiato sono i cartellini dei prezzi nei negozi. Per proteggere i nostri segreti dobbiamo allenarci di nascosto. Venite a vederci domani alla gara ai titani della ginnastica. Così scoprirete perché siamo la migliore squadra al mondo. Grazie, cercheremo di non mancare. Ciao ciao. Ragazze, avete notato che qui in Francia sembra tutto un po' più buono? E come? C'è da leccarsi i baffi! Allora, la vostra missione? Ah, giusto. Beh, le ginnaste della squadra sembrano in perfetta salute, anche se un tantino scorbutiche. Ma insomma, scorbutiche, dir poco, ci hanno aggredite come tante pazze invasate. Sì, è vero. E poi quella Nadia, l'allenatrice, sembra una specie di schiavista. È persino peggio di Jerry. Comunque, niente da segnalare, Jerry. Mi sa che questa volta le tue fonti hanno preso un bel granchio. E questo significa che adesso possiamo goderci il nostro tempo libero. Frenate l'entusiasmo, ragazze. Visto che siete a Parigi, farete qualche indagine su un'apparente frazione allo zoo. Ti prego, Jerry, dacci un po' di spazio. Non capita tutti i giorni di essere a Parigi. Ma poi due missioni consecutive sono troppe. Ah, che bello! I miei cugini hanno risposto, vogliono che ci incontriamo. Splendido, ma dopo questa missione... Allora, perché qualcuno dovrebbe introdursi nello zoo e non rubare niente, considerando che l'entrata è gratis? Io so soltanto che dovrò dire addio allo shopping se Jerry si ostina a farci lavorare in questo modo. Oh, le scimmie! Ci sono le scimmie, scimmie, scimmie! Perché questo pezzo di stoffa mi sembra familiare? Lo dico io perché... È lo stesso tessuto della tuta che portava Nadia. Una ginnasta rumena si introduce nello zoo di Parigi. Per quale motivo? Forse voleva allenarsi con le scimmie e studiare le loro tecniche. E sembra che ci sia ben poco da imparare da queste scimmie. Questa faccenda sta prendendo una piega piuttosto strana. È meglio avvertire subito Jerry. Buongiorno, signore. Ho pensato che avreste gradito prendervi una piccola pausa dal lavoro. Che fine hanno fatto le normative di sicurezza dell'AUF? Jerry, e poi hai anche il coraggio di criticare la mia guida? Abbiamo scoperto che c'è qualche legame tra la squadra di ginnastica ed un gruppo di scimmie dello zoo. Indubbiamente insolito. C'è soltanto una cosa da fare. Andrete alla prossima gara di ginnastica sotto copertura. E che tipo di copertura? Sarete la squadra di ginnastica del piccolo ma storico stato di Whoopstanza. Esiste davvero uno stato che si chiama Whoopstanza? Adesso sì. Sama sarà l'allenatrice, Alex la preparatrice atletica e Clover la nostra super ginnasta. La super ginnasta? Grande! Ehi, ma io non so un fico secco di ginnastica, tranne che si indossano dei costumini deliziosi. A proposito, ti consiglio di usare il costume a molle. Ti fornirà un piccolo aiuto. Oh no! Oh, non immaginavo che si potesse soffrire il mal di mare su un fiume. Alex, siamo qui, Ale. Sono i miei parenti. Avevamo appuntamento mezz'ora fa alla Torre Eiffel. L'avevo proprio scordato. Vieni qui, Alex, e fatti dare un bel abbraccio dalla zitta, Agrippina. Buongiorno, zitta, cara. Caspita, questo sì che è un abbraccio. Ti presento zio Gerard, il piccolo Pierre, papà Lucien. Oh, ma quanto assomiglia la tua cuginetta Christelle.
Già, stessi capelli, stessi denti, stesse orecchie. A parte gli occhiali, siete identiche. E abbiamo portato un po' di formaggio con interiore di maiale. La famiglia l'ho preparata generazioni. Oh, grazie, che pensiero gentile. Il formaggio al maiale è uno dei miei preferiti. Oh, mia adorata Alex, abbiamo perso fin troppo tempo. Vieni, ti insegno la danza della famiglia. Wow, zietta, è stato un vero spasso. Che bello avervi incontrato, sembra di conoscervi da sempre. Oh, pourquoi, tu sei proprio come noi. In fondo siamo gente di campagna, bien sûr. Il tuo destino è lavorare nella fattoria della famiglia. Ha detto quello che penso che abbia detto. Ah, non ne sono sicura. L'odore di quel formaggio ha minato le mie capacità intellettive. Lavorare in una fattoria. Beh, ho preso più quando ho costruito un terrario per il corso di biologia. Beh, è stato un piacere conoscervi, ma ora dobbiamo andare e abbiamo un impegno. Davvero? Oh, non ricordi, Alex si chiama missione. Au revoir, ci sentiamo presto. Ciao, ciao. Siamo della squadra di Whoop Stanza. Caspita, questo costume a molle è davvero fantastico. Ci posso fare quello che voglio. Aspetta un momento. Secondo te che cosa sta succedendo laggiù? Scusa, ma non sono un po' sgraziate per essere delle virtuose della ginnastica? Non ti basterà la tua nuova tuta per battere quelle ragazze. A meno che Jerry non abbia fornito anche a loro un costume con le molle, qui c'è qualcosa che non quadra. Credo proprio che sia il caso di dare un'occhiata al loro spogliatoio. Non lasciatemi da sola con loro. Oh, te la caverai benissimo, Chloe. Ehi, non ci siamo già viste da qualche parte? Oh, non penso proprio. Questa prima volta che lascio il mio paese, Upstanza. Upstanza, Da qui non vedo quasi niente. Ciao. C'è Nadia, nascondiamoci. Oggi mostreremo al mondo quali sono le migliori ginnaste dell'universo. È il momento di potenziare le vostre capacità. Che cosa sta facendo con quella banana? Il gesso è pronto, fatevi sotto, ginnaste. Ok, molto bene, Shin, è un voglio dire atlete. E ora mostrate a tutti che siete le migliori. Adesso sappiamo perché quelle ginnaste sono così agili. Caspita, da questa parte dell'oceano la gente è davvero strana. Vediamo se riesco ad avere la conferma di quello che abbiamo visto. Ah già, la loro saliva contiene il DNA dei primati. Chiediamo a Jerry di svolgere delle analisi. Giusto, e poi sarà il caso di raggiungere Clover. Ehi, sta andando. Aspetta, che razza di modi. Su, coraggio, è il momento di mostrare le vostre capacità bestiali. Non era un esercizio molto convenzionale, ma sicuramente ad effetto. Ok, buttiamoci. Caspita, non me la sto cavando male. Potrei anche vincere la gara. Ehi, aspetta un momento. Adesso ho capito dove ho visto quell'imbrogliona. Clover, sta attenta! C'è Nadia che ti sta aggredendo! Che fai? Guarda, mi hai sporcata tutta! Non ti ho sporcata, ti ho reclutata nella mia grande squadra! Mi sa che ha trasformato Clover in una scimmia!
Ok, ragazze, basta con l'esibizione. Eliminate le vostre avversarie! Fermati, Clover! Devi tornare in te! Che schifo, Clover! Ti sono cresciuti un sacco di peli sulla faccia! Oh, che cosa c'è di male? Anche lei ha i baffi, no? Guarda che i miei baffi non sono veri! L'unica cosa che mi interessa è essere la più grande ginnasta al mondo! Temo che la situazione sia molto grave. Normalmente le interessano soltanto lo shopping e i ragazzi. Comincio a pensare di aver esagerato un po' con Dosi. Tu dici? Ah, ecco le altre due. Ragazze, prendetele! Calma, calma, non fate così. Noi siamo vostri fan. Oh, credo che sia arrivato il momento di usare la parrucca trappola d'espansione. Hai ragione. Mossa grandiosa. Bene, abbiamo messo fine alle loro evoluzioni. Dirò a Jerry di perfezionare quel gadget. E adesso cosa facciamo? Non lo so. Mi accontenterei di seminare queste pazze scatenate. Ginnasta selvaggia in arrivo. Datevi una calmata. Che facciamo? Non possiamo resistere a lungo. Forse ho un'idea. Vieni con me. La tua idea sarebbe rifugiarsi in una cabina? Devi fidarti. Sbrigati, non riuscirò a trattenerle ancora per molto. Passami il rossetto. Ci meritiamo un bel 10 per questo lavoro in coppia. Sam, Clover non è nella cabina del telefono. Oh, da non crederci. Potresti fermare un treno con quell'alito. Che schifo. Sei diventata una scimmia da appena 10 minuti e sei già piena di pulci. Ehi, facci piano, Clover. Noi siamo amiche, te lo ricordi? Stai indietro. Bella mossa, Alex. Ora possiamo completare l'opera. Ecco un altro gadget da 2 soldi. Siamo in trappola e senza gadget. Temo proprio che siamo arrivate al capolinea. A bordo. Cosa? Jerry, ma tu che ci fai qui? Sono stato in palestra a cercarvi, non vi ho trovate, ma ho trovato una vostra amica. Ho anche un antidoto per quel gesso al DNA di scimmia. Ehi, ma dov'è finita Clover? Ah, beh, ecco, c'è stato un contrattempo e si è, come dire, imbestialita. Perbacco, imbestialita è dir poco. Forza, ragazze, attaccateli! Ehi, Jerry, non avevi parlato di un antidoto? Devo riunirle tutte prima di usarlo. Sono abbastanza riunite? Perfetto, la vela di titanio le terrà ferme per il tempo necessario. So che sei in vacanza, Jerry, ma credo che sia arrivato il momento di agire. Sembra che abbia funzionato. Ho fatto un sogno pazzesco. E adesso che sono sveglia ho una voglia matta di banane. È piuttosto strano, no? Ho il piacere di comunicarvi che Nadia è stata arrestata e non potrà fare altri danni. Inoltre, sia le ginnaste rumene che le scimmie dello zoo sono tornate alla normalità. Ah, che bella notizia! Non puoi far tornare alla normalità anche Alex? Ehi, se voglio vivere da contadina come fa la mia famiglia da generazioni, sono fatti miei e almeno io non ho le pulci. Nemmeno io ho le pulci! Ouch! Miss Alex! Miss Alex! Oh, zia Agrippina, ho delle notizie meravigliose! Ho deciso di lavorare nella nostra fattoria! Ho controllato il mio albero genealogico e pare che tu non sia affatto mia parente. Sei una perfetta sconosciuta. Ah, che cosa? Ma è impossibile, ci sarà un errore. No, cara, nessun errore. Forza, vieni via, Crystal. Stai lontano da quella bugiarda. Se non altro, non dovremo più sentire l'odore di quel tremendo formaggio. Torna indietro, zia. Ci deve essere un legame. Assomiglia troppo alla cugina Crystal.
Allora, chi vuol fare un tranquillo giretto in barca? A dire il vero, io dovrei andare in questo museo che è pieno di cose molto antiche dopo. E io ho delle importantissime scarpe da comprare, ciao! Pazienza, farò sia il capitano che l'equipaggio. Thank you.